consegnare la mia roba. Bisognerebbe essere matto, disgraziati. Ma neanche per idea. Mica posso buttare via così stupidamente i miei risparmi. Il mio sudore. Stai trasvuotando? No, sto per portare questa roba in piazza secondo le leggi appena stabilite. Bello scemo. Perché? E mi chiedi il perché? Perché faccio il mio dovere. E secondo te un uomo con la testa sulle spalle deve fare il suo dovere? Ma senz'altro. Un cretino. Ma tu non consegni niente? Chi? Me ne guardo bene. Ma davvero vuoi credere che consegni le sue cose chiunque abbia un po' di cervello? Non sono mica le nostre usanze queste. Prendere, piuttosto, quello sì. Vuoi davvero portarle? Certo. Quest'uomo vuole buttare via le sue sostanze. Ma è grave quel che dici. Ma che grave? Come se non vedessi emanare decreti del genere tutti i momenti. Ma non è la stessa cosa. Allora comandavano gli uomini, ora le donne. Appunto, proprio da loro voglio guardarmi le spalle, che non mi montino in testa. Vabbè, fa come vuoi. Aspetta, aspetta, ti aiuto a portarla. Ma vaffanculo, così quando arriviamo dalla comandante questa roba la fai passare per tua. Ma bisognerà trovare un espediente per avere anche io la mia parte di questo pasticcio comunitario. Sì, mi pare cosa buona e giusta. Cittadini! Tutti! La situazione è questa. Andate! Correte subito dalla comandante e la sorte vi indicherà dove ognuno di voi deve andare a pranzo. Oh, le tavole sono già apparecchiate ricche di ogni squisitezza. E i letti sono colmi di pelli e di tappeti. Si mescola il vino nei crateri e le profumiere sono già in fila. Uno, due, tre. Chi arrostisce tranci di pesce? Chi? Chi cuoce allo spiedo le lepri, chi prepara focacce, chi intreccia corone, chi abbrustolisce dolciumi. E le più giovani, cuoce una polenta! Muovetevi dunque! Chi porta il pane già pronto? Non dovete fare altro che aprire la bocca! Uomini non arrivano. Sarebbe ora. Io sto qui, senza far niente, imbellettata a canticchiare fra me e me. Ti sei affacciata prima di me, maledetta vecchiaccia. Credevi che non ci fossi e pensavi di attirare qualche uomo cantando? Va a discutere con questo. Se qualcuno vuole fare il vero piacere, deve venire a letto con me. Non nelle giovani e la scienza d'amore, ma nelle donne mature. Nessuna più di me amerebbe il suo uomo, un'altra volerebbe subito via. Non invidiare le ragazze. La sede del piacere sta nelle tenere cosce. Fiorisce sui seni. Tu puoi incipriarti e depilarti quanto vuoi. Piacerai solo al dio della morte. Aspetta, aspetta. Ti si secchi la topa. Ti si spezzi il letto quando vuoi fottere. Il mio tesoro non me lo puoi prendere. La mia giovinezza non me la puoi portar via. Non me la puoi rovinare. Nessuno ha il diritto di venire da te prima che da me. Per il funerale, vuoi dire? Questo lo vedremo. Penso stia per arrivare. Da te non vuole niente, disgraziata. E invece sì. Te ne accorgerai. Vecchio rudere! No, non può essere vero. No, no. Potessi fare l'amore con la ragazza? Ah! E non dover fottere prima uno scorfano!
che un uomo libero debba tollerare tali imposizioni. Dovrai fottermi. Sì, 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 sì. Siamo in democrazia e la giustizia consiste nel comportarsi in conformità della legge. Vieni, vieni, amore mio. Vieni e resta questa notte con me. Una passione terribile mi turba per i tuoi riccioli. Un desiderio ignoto che mi tormenta. Vieni, vieni, amore mio. Corri ed aprimi la porta o cadrò a terra morto. Amore mio d'oro. Germoglio di Cipride. Immagine del piacere. Ape delle muse. Dici a me? Piuttosto morto. Erafrodite. Che tu lo voglia o no? Adesso non c'è luogo a procedere con le donne oltre 60. Per ora ci occupiamo di quelle di meno di 20 anni. Questo nel passato regime, dolcezza mia. Ora è legge che prima di tutto voi dobbiate occuparvi di noi. Baciami. Tu sei matta, vecchia mia. Sei tu che dici sciocchezze. Ti porterò a letto. Non sono mica obbligato. Non mi risulta che tu abbia versato allo Stato il 2 per 1000 del mio valore. Sì che sei obbligato. Mi piace tanto fare l'amore coi ragazzi della tua età. E a me quelle della tua età fanno schifo. Ma ti costringerà questo. Che roba è? Il decreto che ti obbliga a venire con me. Le donne hanno decretato che se un ragazzo decide una ragazza non può, no, non può, caro mio, fare l'amore con lei prima di aver posseduto una vecchia. Se rifiuta la vecchia, e ciò nonostante vuole la giovane, le vecchie hanno facoltà di portarselo via, tirandolo per il piolo. Ci deve obbedire alla legge. Non posso tirarmi fuori con giuramento. No. E allora che devo fare? Seguirmi. Dove lo stai portando? A casa mia. È mio. Sei matta. Alla tua età non può venire a letto con te, che potresti essere sua madre piuttosto che sua moglie. Se fate una legge del genere, riempirete la città di Edipi. Questo lo dici per pura invidia, svergognata. Ma te la farò vedere io. Volo. Vola. Vola. Andiamo. Mi hai salvato, tesoro mio. In cambio di questo favore voglio darti un ringraziamento grande e grosso. Come porti quest'uomo contro la legge? Il decreto dice che... Dice che... E che dice il decreto? Ah sì, che prima deve fare l'amore con me. E tu da dove sbuchi? Vieni qui. Ti supplico, non permettere, mi trascini via. Ci penso io. No. Aspetta un momento. Morte. Non ti trascino io, ma la legge. Su, vieni, amore mio, sbrigati. Va avanti tu. E prima lasciami andare al cesso e riprendere coraggio. Altrimenti la paura mi produrrà qualche effetto giallo. Sbrigati, ti ho detto. La farai dentro. Dove vai tu con questa donna? Non vado da nessuna parte. Mi trascina. Dio ti benedica, chiunque tu sia, per non avermi lasciato morire. Oh! Mio! È mio! Ma che roba è? Questa qui è una minaccia ancora di gran lunga peggiore. Una scimmia piena di cipria. Una vecchia tornata dal regno dei più. Non prendermi in giro e seguimi. Vieni da questa parte, invece. Io non ti mollo, vieni qui. E neanche io. Mi farete a pezzi, maledetta strega. In nome della legge, devi seguirmi. No, se c'è una vecchia più orribile. Ma se prima mi farete a pezzi voi, come farò ad arrivare alla bella? Fatti tuoi. Quello che devi fare, devi fare. Insomma, da chi comincio? Mi dovrò pur liberare. Ancora non l'hai capito. Vieni qui. Allora di alle altre che mi lasciano. No, vieni da me. Se queste altre mi lasciano. No, vieni da me. Se mi lasciano le altre due. Io non ti mollo, per Dio. E neanche io. E neanche io. Beh, infelice. Dovrò fottere tutta la notte e il giorno con queste vecchie che hanno per faccia un'urna cineraria. Thank you.
popolo! Beato! E me felice! E voi, che siete alle porte, vicini e paesani! E io, assieme a voi, col capo fragrante di profumi squisiti. Ma sopra ogni cosa stanno le anfore di vino. Loro mi restano fisse in testa. Tutto il resto svanisce e scivola via. Questo è il sommo del piacere per gli dèi. Versa il vino puro, ci darà la gioia tutta la notte e noi sceglieremo il più profumato. Eccomi, care donne! Ora è il momento di dirigersi verso il banchetto. No, verso il banchetto. Sta per arrivare il pasticcio d'ostriche, pesci, coniglio, salsa, pesto, silfio, formaggio, miele, tordi, merli, colombi, piccioni, pollice, pelle rosso, palombi, curetto, la luce. Orso! Danzate e saltate! E voi pranzeremo per celebrare la vittoria! E voi! Sulle gambe! Ole! Viva! Al banchetto! Ole! Viva! We'll be right back.
Siamo giunti alla nona edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, che vede coinvolti più di 375 licei italiani e non. È un momento di aggregazione, di confronto, di condivisione di un'intera comunità scolastica. Quest'anno, come ogni anno, i protagonisti assoluti della manifestazione sono i nostri studenti e le nostre studentesse, che si esibiscono in diverse performance, partendo dal teatro, attraverso laboratori, attraverso musical e attraverso canto e musica. Quest'anno abbiamo deciso di rappresentare una commedia tratta da Aristofane, l'Ecclesia Zuse, Le donne in Parlamento, tematica mai più attuale, molto attuale soprattutto in questo particolare momento storico. Le donne al potere che sperano e possono e devono cambiare le cose. E i nostri ragazzi si sono calati nelle parti con grande disinvoltura, suscitando emozioni nel pubblico. C'è stato uno scambio e c'è uno scambio di ruoli tra ragazzi e ragazze che veramente hanno reso efficace questa rappresentazione. Diciamo che la Notte Nazionale nasce come un tentativo da parte dell'ideatore della notte, Rocco Schembra, di esaltare e valorizzare il liceo classico, ma andiamo ben oltre, è la valorizzazione e l'esaltazione della cultura vista a 360 gradi e dove in effetti mettiamo in pratica quello che ogni docente dovrebbe mettere in pratica, secondo il motto latino, ludendo docere, insegnare giocando. Io sono Angelica Virgilio. E io sono Irene De Simone Policarpo. Partecipo a questo laboratorio teatrale da 2 anni. Nonostante io voglia dopo continuare, diciamo, e intraprendere una carriera d'attrice, non credo riuscirei mai a ritrovare un'accoglienza e un gruppo di persone simili, specialmente appunto i nostri insegnanti, quindi Silvana Di Salvo e Domenico Bravo, che sono veramente delle persone capaci e stupende. Cioè, io personalmente non le lascerei mai, anche se ovviamente non è possibile. Quest'anno abbiamo avuto anche la possibilità di avere un insegnante di dizione, la nostra insegnante Viviana, che è stata con noi per poco tempo, ma ci siamo affezionati molto a lei. Infatti quando se n'è andata le abbiamo dato un bouquet. Sì. E si stava mettendo a piangere, sì. È una scena molto carina. Ci siamo tutti molto affezionati a lei. Quest'anno, oggi, porteremo Ecclesia Zuse. Sì, che è un'opera appunto di Aristofane, dove le donne, che sono sempre state, o almeno fino a quel periodo, escluse dal potere politico, adesso invece sempre travestite da uomini, perché donne, come in qualità di donne, non potevano entrare in assemblea, travestite da uomini, quindi prendono il potere e decidono di instaurare un potere, diciamo, dal punto di visione comunista sostanzialmente, dove tutti i beni vengono messi in comune, proprio perché loro volevano in qualche modo andare contro, volevano eliminare quel potere capitalistico sostanzialmente, dove ognuno pensava al proprio interesse sostanzialmente. Solo che in realtà, nonostante questo, noi vediamo nella nostra opera che gli estremi non vanno mai bene, anzi, quindi non va bene né il sistema troppo capitalistico né il sistema troppo comunista, e pertanto noi vogliamo mettere proprio in scena questo, vogliamo realizzare una specie di parodia, no? di entrambi i poteri, di entrambe le visioni dal punto di vista economico, appunto. Io frequento il quarto anno del liceo classico europeo ed è per me questo il quarto anno che partecipo al laboratorio di teatro, e nonostante questo, nonostante in questi 4 anni avessimo appunto messo in scena spettacoli totalmente diversi tra loro, per esempio l'anno scorso abbiamo realizzato una specie di spettacolo unione di diverse scene, di opere e di periodi anche diversi, sì. Dove il protagonista Dante, accompagnato da Virgilio appunto, andava e girava per gli spazi meravigliosi del nostro giardino del Maria Adelaide per raccontare storie diverse. Nonostante questo, nonostante avessimo sempre rappresentato spettacoli diversi, il mio interesse non è mai assolutamente svanito, anzi, ogni spettacolo è sempre diverso da quello precedente, sempre coinvolgente come gli altri. Inoltre vorrei dire appunto che io sono arrivata a febbraio, sono arrivata praticamente in media stress, proprio per una mia esperienza in Irlanda, e nonostante questo
ho avuto l'incredibile aiuto sia degli insegnanti, sia di Domenico e Silvana, sia dei miei compagni, sia dei miei amici, dei miei compagni di avventure, che mi hanno aiutato a mettermi al passo ed arrivare pronta al 5 maggio tanto quanto loro. Invece quest'anno, oggi, interpreterò Prassagora. Prassagora dovrebbe essere la protagonista, quindi la donna a capo di questa rivoluzione, di questo gruppo di donne che va in Parlamento. Sì. Non mi aspettavo di, diciamo, essere nominata Prassagora, forse perché non c'eri, eh? No, assolutamente no, assolutamente no, l'ha meritato già dall'anno scorso, dalla sua performance dell'anno scorso, quindi non dire queste cose là. Però è vero, io, cioè, dal mio punto, vabbè, comunque. No, non è vero. Sì, comunque, è stato veramente un percorso lungo, emozionante, ci siamo impegnati tutti molto, infatti, secondo me, lasciare all'interno del Maria Adelaide quest'opera, come forse ogni anno, è un po' quasi uno spreco, perché dopo tutto questo impegno, sia da parte nostra che dei nostri insegnanti, la professoressa di dizione, secondo me meriteremmo tutti di poter avere qualche altra data, o comunque di aprirlo a un pubblico maggiore, più espanso. Magari potremmo anche guadagnarci un pochettino. Non si sa mai. Ti sei sentita responsabile del fatto che interpreti questa parte? Quanto ti ha preoccupato interpretare? Allora, le follie di Domenico. Diciamo che molto spesso succede che cambiamo dei dettagli, non rimane mai la stessa cosa, no? Perché i nostri insegnanti magari ogni tanto vogliono cambiare delle cose all'ultimo momento, ma ci sta, io sono d'accordo con questa cosa, anche se ogni tanto è un po' pazza come cosa. Anche perché spesso dall'esterno l'immagine è diversa, quindi per questo sì, cambiamo spesso. È la prima volta che interpreto appunto un ruolo così lungo. Grazie a Dio ho scoperto di saper improvvisare, perché, cioè, non anche egregiamente. Nel senso che magari mi rendo conto di non ricordarmi esattamente la battuta, la cambio oppure cerco in qualche modo di riuscire a ricollegarla con una battuta che dovevo dire prima, o cambio le posizioni, cioè cerco di cavarmela in qualche modo, tanto gli spettatori non sanno quello che vedranno, quindi noi ce ne laviamo le mani. Assolutamente, se non si nota nulla. No, possiamo chiudere. Possiamo chiudere. Alla prossima! All'anno prossimo, si spera! Si spera! È stato un lavoro lungo e faticoso con la regia di Silvana Di Salvo e Domenico Bravo, che ci hanno accompagnato quest'anno e da 9 edizioni della Notte Nazionale del Liceo Classico. È stato un impegno intenso e ha visto veramente la partecipazione costante e motivata dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. È stato lungo, ma il risultato è davvero splendido e meraviglioso. Io devo dire che prima di fare teatro ero una persona molto introversa, ero anche una persona timida, proprio con la parte che faccio, che io sono addirittura vestito da donna nella recita, io mi trovo molto a mio agio, perché penso che il bello del teatro è questo, il bello del teatro è fare cose che di solito non si fanno, cioè io per la prima volta mi sto mettendo i tacchi, cose che non ho mai fatto, il bello è proprio impersonare qualcosa che di solito non lo si è, e questo penso che al di fuori, extra teatro, fa tanto perché in un certo senso, sperimentando i panni degli altri, io in questo caso con un vestito da donna, tacchi da donna, diciamo, mi posso anche impersonare meglio negli altri e per certi aspetti conosco anche meglio me stesso. Salve, mi chiamo Laura Foti e ho iniziato questo liceo a settembre. Sono arrivata qui come una ragazza timida, ma il teatro mi ha aiutato a sciogliermi un pochino. Infatti per me teatro ha significato mettere un pochino da parte la mia timidezza e la mia paura di socializzare. Infatti sono riuscita a fare un po' amicizia con le persone anche di altre classi che non conoscevo. Per me è bello poter partecipare a queste manifestazioni o comunque alla Notte Nazionale, perché significa che anche io posso dare nel mio piccolo un contributo a fare qualcosa di bello. E, oltre a fare teatro, infatti suonerò, accompagnerò delle mie compagne che cantano, però voglio concentrarmi appunto sul teatro perché
mi sono sempre definita una persona timida che ha paura di fare amicizia con la gente, però il teatro mi ha molto aiutato a sciogliermi e anche un minimo a riuscire a parlare un pochino con le persone che non conosco e a mettere da parte quelli che per me sono i miei difetti per fare conoscere alla gente la parte migliore di me. E fare partecipare al teatro con delle persone professioniste mi sta inoltre facendo capire che è probabilmente una passione che voglio portare avanti nel tempo, che è alla fine appunto quello che dovrebbero fare queste esperienze, farci capire che abbiamo un posto dove poter continuare a continuare queste nostre passioni. Quindi devo dire che è una cosa che consiglio a tutti, provare il teatro, soprattutto alle persone timide come me. Studio in questa scuola da 5 anni, questo è il primo anno in cui partecipo realmente a uno spettacolo e al laboratorio teatrale. Devo dire che mi sta aiutando molto questa esperienza a conoscere meglio chi sono. Anche per il cambio di parti. Io sul set, nella rappresentazione di oggi, dovrò fare due personaggi molto diversi. Prima, il personaggio appunto, secondo uomo, un personaggio che si oppone alle leggi instaurate da queste donne e in seguito, quindi un po' sovversivo alla legge, diciamo, e poi avrò il personaggio del giovane. Questo personaggio molto bello, conteso da tre vecchie. E ci sarà questo cambio di personalità, è una cosa che mi piace molto, questo modo di potersi scoprire sul set, poter sbloccare in questo modo anche una capacità di improvvisare, diciamo, questa improvvisazione, e sicuramente anche superare alcune barriere, no? Che vengono date a ognuno di noi nella vita di tutti i giorni. Quindi sì, mi fa davvero tanto piacere partecipare a questa rappresentazione con tutti i miei compagni, con cui mi sono trovato benissimo, e anche con Domenico e Silvana, che si sono rivelati molto disponibili. Amo stare sul teatro perché stando sul palco riesco ad esternare una serie di emozioni che non riesco a far venire fuori nella quotidianità, quindi riesco finalmente a essere chi sono e spero di poter proseguire questa mia passione in futuro. Ed è bellissimo il teatro, consiglio veramente a tutti di provarlo perché è un'esperienza per far capire veramente a se stessi, far capire anche a te stesso chi sei. E di questo lavoro mi ha colpito, diciamo in generale di questa commedia di Aristofane, mi ha colpito il fatto che le donne riescano ad emanciparsi dal punto di vista politico, diciamo, perché mi piace molto questa determinazione da parte delle donne di prevalere, diciamo, sugli uomini, e quindi è uno spettacolo che mi piace tanto anche portare avanti, sia come donna in quanto interpreterò appunto una donna, però in generale è veramente un bello spettacolo e vi invito a seguirlo. Salve a tutti, mi chiamo Sara Motta e frequento il terzo superiore. È 3 anni che faccio teatro e la trovo un'esperienza magnifica e stupenda. Certo, il primo anno è stato un po' diverso, più che altro con diciamo il periodo di pandemia e di Covid, giustamente c'erano ancora delle restrizioni e quindi abbiamo dovuto fare comunque tutto a distanza. Non si vivono le stesse sensazioni, però è stato comunque tutto molto bello. Invece in questi 2 anni posso dire che comunque con diciamo la ripresa dalla pandemia, il teatro è stato il teatro in presenza è tutta un'altra cosa. Ovviamente è molto bello rapportarsi con gli altri, vivere quelle emozioni che comunque a distanza non si captano più che altro. Il teatro è un'esperienza unica e magnifica, infatti si permette, diciamo, il teatro è un'esperienza unica più che altro perché ci permette di rapportarci con gli altri, di esprimere le nostre sensazioni, i nostri sentimenti e soprattutto combattere le nostre ansie. Ho provato l'anno scorso, ho iniziato l'anno scorso a fare questa esperienza e mi è piaciuta moltissimo, infatti quest'anno ho continuato. Devo dire che il teatro mi aiuta molto a esprimermi, a mettere in campo sul palco le mie doti, le mie potenzialità. Comunque anche nell'immedesimarmi di personaggi totalmente diversi è una cosa per la quale riesco a fare molte cose. Allora, per me questo è il secondo anno che frequento il laboratorio teatrale. E l'anno scorso, diciamo che sia l'anno scorso che quest'anno,
ho interpretato, interpreterò, diciamo, una parte particolare. L'anno scorso ho interpretato un bambino, Peter, nella storia del signor Sommer, e quest'anno, diciamo, interpreterò un uomo travestito da donna. E quindi in entrambi i casi sono delle parti un po', diciamo, non dico imbarazzanti, ma particolari, che aiutano ad affrontare un po' le mie paure, perché grazie a queste storie, grazie a queste immedesimazioni, riesco appunto ad essere, diciamo, una persona più forte.